L'assenza di un piano industriale, un taglio di costi per circa 1 miliardo e 600 milioni di euro, ritardi nella diffusione della banda larga. Sono scesi in strada sfilando per il centro di Ancona, da Piazza Roma, Piazza Cavour fino al Teatro delle Muse, 250 lavoratori TIM nell'ambito della protesta indetta a livello nazionale dai sindacati di categoria contro la strategia aziendale. La TIM nei giorni scorsi aveva però smentito in una nota qualsiasi indiscrezione relativa all'individuazione di esuberi all'interno della società e all'avvio di procedure di legge conseguenti. Protestiamo contro la disdetta del contratto aziendale, contro un piano che è solo di tagli, non c'è un rilancio industriale e abbiamo oltretutto problemi legati alle attività impiantistiche dei tecnici, perché a breve saranno liberalizzati gli appalti dell'ultimo miglio e saranno tolti migliaia di posti di lavoro dei tecnici, quindi ci avremo grossi problemi. Non c'è nessuna prospettiva, perché praticamente si chiede ai lavoratori sempre i soliti sacrifici: più flessibilità, demansionamenti, controlli a distanza, senza nulla in cambio. Nell'ambito della politica del taglio di costi rientra anche il progetto di spostamento della sede da quella in periferia di via Miglioli a quella di Corso Stamira, con rischi però per la sicurezza dei lavoratori, avvertono i sindacati. Rientra in questa situazione di massimo risparmio aziendale anche il discorso che, per esempio, qui ad Ancona vogliono chiudere la sede centrale di via Miglioli, sparpagliando i lavoratori in altre località, ad esempio utilizzando anche lo stabile qui di Corso Stamira, che è uno stabile vetusto che dal nostro punto di vista è anche insicuro, sia dal punto di vista delle normative antisismiche, ma anche perché c'è una centralina che ha media tensione, che ci lascia molto in dubbio sul discorso della sicurezza e sull'emissione dei campi elettromagnetici.